10 condanne a 2 anni e 2 mesi di reclusione è quanto deciso dal giudice monocratico di Roma nell'ambito del processo che vede imputati per occupazione abusiva militanti di Casa Pound, del palazzo di Via Napoleone III a Roma, nel quartiere Esquilino. Tra gli imputati accusati di occupazione abusiva di stabile aggravata, Gianluca Iannone, Simone e Davide Di Stefano, disposta provvisionale immediatamente esecutiva di 20.000 euro e il risarcimento in sede civile per l'Agenzia del Demanio, ordinato anche il dissequestro dell'immobile e la sua restituzione al demanio. Niente ergastolo per Alfredo Cospito. La Corte di Assise di Appello di Torino rimodula in 23 anni di reclusione, 3 in più, la pena complessiva inflitta all'anarchico nel maxi processo Scriptamanent per le attività di organizzazione terroristica. La Procura Generale aveva chiesto il carcere a vita. L'appuntamento a Palazzo di Giustizia era dedicato al calcolo della condanna per uno solo degli episodi contestati, l'attentato del 2 giugno 2006 alla scuola allievi carabinieri di Fossano, in provincia di Cuneo, classificato dalla Cassazione come strage politica. I giudici, come volevano i suoi avvocati difensori, hanno applicato l'attenuante del fatto lieve. Non ci sono stati morti, anche i danni furono minimi, avevano sottolineato in aula i due legali. A parere di entrambi, la sentenza ristabilisce l'equilibrio e la ragionevolezza. È durato circa 1 ora e mezza l'interrogatorio di garanzia per Matteo Di Pietro, il 20enne agli arresti domiciliari per l'accusa di omicidio stradale in relazione all'incidente di Casal Palocco, in cui è morto un bimbo di 5 anni. In base a quanto si apprende, il ragazzo ha risposto alle domande del giudice. Gli youtuber che erano a bordo del SUV già il giorno precedente avevano chiesto a Matteo Di Pietro di andare più piano con la Lamborghini a bordo della quale lui sapeva di essere ripreso ma non interagiva con la telecamera. E quanto emerge da una testimonianza citata nell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP nei confronti del 20enne accusato di omicidio stradale. Se la crescita dell'economia globale negli ultimi decenni ha riversato qualche stilla di risorse verso le aree meno fortunate, pandemie e rinnovate tensioni internazionali, a partire dalla guerra scatenata dalla Federazione Russa contro l'indipendenza dell'Ucraina, hanno provocato un rallentamento delle economie, con una contrazione delle capacità di spesa in tutti i paesi e soprattutto in quelli a più basso reddito. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo discorso in occasione del 16° simposio COTEC Europa al Teatro Massimo di Palermo. In arrivo nuovi sostegni a famiglie e imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale. Un decreto legge con disposizioni urgenti in questa materia è fra i provvedimenti all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri che si è riunito alle ore 18. Sul tavolo anche un decreto legge con disposizioni urgenti per la ricostruzione sui territori colpiti dall'alluvione di inizio maggio. C'è la proroga al terzo trimestre, a quanto si apprende, del bonus sociale per aiutare i meno abbienti a pagare le bollette, nel decreto legge con sostegni a famiglie e imprese per l'acquisto di luce e gas. Il provvedimento inoltre dovrebbe far valere fino a settembre anche il taglio dell'IVA al 5% e l'azzeramento degli oneri generali di sistema solo per il gas. Non dovrebbe invece arrivare la proroga per i crediti di imposta. La misura, come spiegano fonti di governo, si autosostiene con risparmi di spesa sulle somme già stanziate per gli aiuti contro il caro bollette nel primo semestre. Un apposito disciplinare definirà le modalità con le quali, al verificarsi di cori, atti ed espressioni di stampo antisemita, dovrà essere immediatamente disposta l'interruzione delle competizioni calcistiche, con la contestuale comunicazione al pubblico presente dei motivi dell'interruzione tramite apposito annuncio effettuato a mezzo di altoparlanti e display. Lo prevede la dichiarazione di intenti per la lotta contro l'antisemitismo, sottoscritta oggi al Viminale tra il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, il ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi, il coordinatore nazionale per la lotta contro l'antisemitismo Giuseppe Pecoraro e il presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio Gabriele Gravina. Sono 13 le azioni che i sottoscrittori dell'intesa si impegnano a realizzare oltre allo stop della partita nel caso di cori antisemiti.